Salve a tutti, Nicola Andrini, oggi siamo nel box CrossFit Pistoia per vedere la programmazione di venerdì 29 giugno 2018. Anche oggi ci sono due workout. Il primo è costruire un set pesante di un complex costituito da 3 front squat, 2 push press e un thruster completo. Per questo dovremo fare un bel riscaldamento adeguato per arrivare sia ben coordinati per la complessità motoria del thruster e anche per avere le giuste dote di condizionamento articolare e muscolare per essere belli caldi per poter spingere duro. Ricordiamo che quando si dice heavy non è massimale, è un sub massimale, dovete stare tra il 70 e l'80%. Come ci riscalderemo? Dobbiamo richiamare un po' i gesti che andremo a fare successivamente, quindi si tratta di un warm up specifico. All'inizio faremo 3 round 4 time di 10 high squat, o per chi è più grintoso in modalità jump high squat, e 10 push up. In questo modo richiamiamo il movimento delle gambe e delle braccia per il lavoro del push press. Per riscaldare il thruster prendiamo il PVC pipe e iniziamo a fare una serie di movimenti sempre più completi fino ad arrivare alla completa estensione. Vi ricordo che nel thruster vige comunque la regola di scendere sotto il parallelo, quindi l'atleta deve andare in accosciata massima o quasi, quindi abbiamo bisogno di smobilitare le anche che sono genericamente bloccate, soprattutto per chi fa una vita sedentaria. Nella seconda parte abbiamo un chipper. Questo chipper è costituito per gli atleti avanzati da 50 chest to bar pull up. Che cos'è il chest to bar pull up? È il pull up dove portiamo il nostro corpo fino a toccare il petto con la sbarra. Quindi ci vuole un grosso dinamismo, una grossa apertura delle scapole perché dobbiamo salire molto alti. Poi abbiamo 400 metri di corsa, quindi un intervallo metabolico, e poi ritorno all'esercizio pesisti con il thruster che abbiamo già attivato nel workout precedente, sono 21 thruster. L'episodio centrale della corsa sono 800 metri, poi torniamo ai 21 thruster, di nuovo 400 metri di corsa e andiamo a chiudere con il primo esercizio che abbiamo fatto, che sono 50 chest to bar pull up. Questa nella prescrizione per gli atleti avanzati è appunto chest to bar pull up, il carico del thruster sono 60 per gli uomini e 40 per le donne. Per gli atleti intermedi ridurremo la complessità del movimento alla sbarra, quello che ci interessa è mantenere l'intensità ma ridurre la complessità per chi non è in grado di avere il movimento completo. Quindi invece di fare fino al petto, solamente modalità chin up, ovvero sia portare il mento al di sopra della sbarra, e il carico da utilizzare per il thruster cala 40 kg per gli uomini e 25 kg per le donne. Per gli atleti principianti riduciamo ancora la complessità del movimento alla sbarra, però mantenendo lo stimolo, quindi vogliamo comunque 50 movimenti all'inizio e 50 movimenti alla fine, la classica modalità cash out, però serve solamente un jump pull up, ovvero sia si pone un box, una fila di dischi sotto la sbarra in modo che la persona possa partire con le gambe raccolte, le braccia distese e chiudere esplosivo alla sbarra aiutandosi con la propulsione delle gambe, dato che non ha ancora le capacità condizionali per poter utilizzare solamente le braccia. E cala ancora il carico del thruster che arriva a 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne. La corsa rimane sempre immutata, 400 metri e 800 metri l'intervallo centrale. Grazie a tutti per l'attenzione, buon allenamento, un grosso saluto da Nicola CrossFit Pistoia.